Ciao a tutti! Visto che Halloween si sta avvicinando, ho pensato di girare un video un po' a tema letture, horror o da brividi. In particolare vi parlerò dei libri e fumetti che ho intenzione di leggere per questo periodo che richiamano le atmosfere di Halloween e alcuni consigli invece per voi su che cosa leggere. Premetto che non saranno letture strettamente horror perché non è uno fra i miei generi preferiti, ma sono tutte letture che secondo me danno i brividi, hanno delle atmosfere molto cupe o in alcuni casi coinvolgono anche presenze paranormali. Il primo fumetto che voglio consigliarvi è Plutona di Jeff Lemire. Questo fumetto è edito da Bao Publishing a un prezzo di copertina di 19 € ed è una storia molto cupa. La storia racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che un giorno, avventurandosi nel bosco, trovano la loro supereroina, Plutona per l'appunto, morta. La storia si snoda fra le ultime ore di vita di Plutona e la vita dei ragazzi, che trovandosi di fronte a questo cadavere non sanno se tenere la notizia soltanto per loro o come reagire in generale. È una storia che mi ha ricordato per certi versi Stranger Things, i Goonies. Sapete inoltre che a me non piacciono particolarmente le storie sui supereroi, ma questo fumetto è su un altro livello. Infatti scava molto in profondità nei personaggi che sono molto diversi fra di loro. Si tratta di una lettura che io vi straconsiglio al di là del periodo Halloween. Non mi aspettavo infatti queste tinte molto cupe, trattandosi comunque di ragazzini, e anche il finale secondo me è particolarmente drammatico. Parlando sempre di fumetti e ragazzini, un altro titolo che voglio consigliarvi è Nel buio tra gli alberi di Giulio Maccaione. Questo è un volumetto autoprodotto dall'autore, vi lascerò poi il link ad Etsy qua sotto in descrizione. Anche in questo caso le atmosfere sono molto cupe e seguiamo un gruppo di ragazzi alla ricerca della sorellina di uno di questi, che è infatti scomparsa. Si addentrano quindi nel bosco e la cercano. È un fumetto che riprende molto le atmosfere anni 80-90 e si rifà molto alla figura di Slenderman. È un fumetto che conta 50-60 pagine al massimo, quindi non voglio entrare troppo nel profondo per quanto riguarda la storia. Se state però cercando una lettura che vi dia i brividi, ecco, questo è il fumetto per voi. Diciamo che si tratta di una lettura breve però efficace, nel senso che lo scopo del fumetto è quello di raccontare una storia horror e ci riesce benissimo. Purtroppo non c'è lo spazio per andare in profondità per quanto riguarda i personaggi, però i disegni sono come sempre bellissimi, io amo particolarmente lo stile di quest'autore e quindi ci tenevo a consigliarvelo. La prossima storia che voglio consigliarvi non è prettamente dell'orrore, ma coinvolge i fantasmi ed è Ecce Necce di Banana Yoshimoto, edito da Feltrinelli. La mia edizione purtroppo è vecchissima, quindi non so quanto costi attualmente la versione economica della Feltrinelli, ma tutti i titoli che citerò in questo video li troverete linkati a IBS e Amazon qua sotto in descrizione. Perché vi consiglio Ecce Necce? Innanzitutto perché è uno dei miei romanzi preferiti di Banana Yoshimoto, che è tra l'altro la mia scrittrice preferita, però a parte questo, ogni tanto la Yoshimoto inserisce degli elementi un po' sovrannaturali nei suoi romanzi, come nel caso di Ecce Necce, in cui troviamo la figura dei fantasmi. Questo libro è diviso in due parti, in due racconti differenti, ovvero Hardboiled e Hard Luck. Il punto d'incontro fra queste due storie è il tema della morte e della nostalgia. Sono entrambe storie molto introspettive che vanno a indagare in profondità l'aspetto della nostalgia e del dolore. Ciò che amo di questa autrice è che riesce a trattare delle tematiche così cupe e spesso dolorose senza essere troppo pesante, e nonostante si parli comunque di angoscia e tormento, alla fine c'è sempre un briciolo di speranza. Secondo me in questo video non poteva mancare una fiaba dark, e in questo caso ho scelto per voi Tinder di Sally Gardner. Edito da Rizzoli al prezzo di 17,90 €, questa storia si rifà alla fiaba L'acciarino magico di Andersen. La storia è ambientata in periodo di guerra, il protagonista è un giovane soldato, Otto. Viene soccorso da un indovino che gli regala dei dadi magici e gli predice anche l'incontro con l'amore della sua vita. I desideri di Otto sembrano realizzarsi uno dopo l'altro, ma ogni desiderio ha un prezzo. Questa è la lettura perfetta se vi piace Halloween, perché le atmosfere sono molto cupe, inoltre si tratta di un romanzo illustrato. E anche le illustrazioni di questa storia sono molto cupe, il nero la fa veramente da padrone. Al di là poi dell'aspetto, diciamo, magico di questa storia, le tematiche affrontate sono molto importanti.
importanti, perché si parla in particolare degli effetti che ha la guerra sulle persone, soprattutto sui più giovani. Un libro che non mi ha fatto dormire la notte è stata La psichiatra di Wolf Dorn, edito da te al prezzo di 12 euro. La storia è molto creepy, ma probabilmente lo conoscerete già perché è un romanzo abbastanza famoso di quest'autore. In ogni caso ci tenevo a consigliarvelo perché è uno dei pochissimi romanzi quasi horror che ho letto e che effettivamente mi ha terrorizzata. La protagonista, come suggerisce il titolo della storia, è una psichiatra che lavora appunto in un ospedale psichiatrico. Ha a che fare con una paziente che è stata picchiata o comunque ha subito violenze e si comporta in maniera molto agghiacciante. Mormora delle parole senza senso, sta molto rannicchiata, ma il giorno dopo la dottoressa scopre che questa paziente è scomparsa nel nulla e nessuno sembra ricordarsene. E da qui parte una piccola indagine, diciamo, una sorta di ricerca della psichiatra per ritrovare appunto la paziente. Ci si va poi a scontrare con la figura dell'uomo nero, che penso abbia terrorizzato bene o male tutti prima o poi nella vita. L'aspetto però che più mi ha terrorizzata, diciamo, di questa storia, che mi ha messa un tantino a disagio, il fatto di non capire bene quale sia il confine fra la realtà e l'immaginazione e la fantasia. A parer mio, infatti, le storie più terrificanti sono quelle che non raccontano tutto al 100%, ma che ti lasciano uno spiraglio di libera interpretazione in cui tu ci puoi vedere quello che vuoi e che ti lasciano immaginare. Per certi versi è una storia anche abbastanza mystery, perché alla fine si tratta di una donna scomparsa e la psichiatra dovrà rintracciarla, capire che cosa le è successo veramente, se è coinvolta magari in qualcosa di losco, visto che nessuno sembra crederle. Un altro romanzo un po' mystery horror è assolutamente Red Dragon di Thomas Harris, il primo libro della serie Hannibal Lecter. Edito da Mondadori, io l'avevo pagato 5 euro, 5,90 euro, era un'edizione tascabile super economica, e avevo recuperato questo romanzo in seguito alla visione del telefilm Hannibal. Tra parentesi, se state cercando qualcosa da guardare, quella è assolutamente horror, creepy, ha delle atmosfere veramente agghiaccianti, però è affascinante allo stesso tempo, non so come ben descriverlo. Comunque io sono rimasta particolarmente affascinata dalla figura di Hannibal Lecter e quindi avevo recuperato Red Dragon per questo motivo. Tornando a noi, comunque, il protagonista di questa storia è Will Graham, un ex agente dell'FBI che ha una capacità molto particolare, infatti riesce ad entrare esattamente nella mente del criminale, a ripercorrere tutti gli avvenimenti, tutto ciò che ha portato l'assassino a comportarsi in un certo modo. Viene richiamato urgentemente in servizio a causa di un serial killer che colpisce intere famiglie e le tortura in maniera molto macabra. Tant'è che gli viene affibbiato il nome Lupo Mannaro perché agisce tutte le notti di luna piena. Quindi abbiamo un altro elemento che secondo me ci sta molto con Halloween. Noi quindi seguiamo l'indagine di questo agente dell'FBI sulle tracce di un serial killer e l'autore riesce secondo me ad entrare veramente in profondità per quanto riguarda gli assassini. Inoltre non si parlerà soltanto del Lupo Mannaro, ma anche di Hannibal Lecter, serial killer già precedentemente arrestato da Will Graham, che in qualche modo forse aiuterà nelle indagini, verrà richiamato. Ci si confronterà molto con questo personaggio che, ahimè, non è il vero protagonista della storia, ma ha un ruolo abbastanza decisivo. Al di là, come vi dicevo, dell'aspetto macabro, perché comunque vengono descritte le varie scene dell'omicida, il motivo per cui si comporta in un certo modo, la pulsione dell'assassino, sono tutti elementi che si ritrovano in questo romanzo e che secondo me rendono la storia unica. L'ultimo libro che voglio consigliarvi è Misery di Stephen King, edito da Pickwick al prezzo di 10,90 euro, una storia anche in questo caso abbastanza famosa. Il protagonista di questa storia è uno scrittore. In seguito ad un incidente stradale si ritrova prigioniero della sua fan numero uno. Scusate se mi viene da ridere, ma penso che possa essere il peggior incubo di qualsiasi scrittore. Questa donna, infatti,
è grandissima fan dello scrittore, ma è un po' arrabbiata con lui perché ha fatto morire il suo personaggio preferito, Misery. E quindi gli presterà soccorso, ma cercherà anche di convincerlo a riscrivere l'ultima storia. Immaginatevi essere prigionieri di uno sconosciuto, essere poi in condizioni precarie, non avere la libertà di movimento, che a livello psicologico deve essere veramente pesantissima. Durante la storia ovviamente lo scrittore cercherà di evadere da questa prigionia forzata, ma tutte le volte che sembra raggiungere il momento di libertà succede l'imprevedibile. È una storia abbastanza grottesca e nonostante il romanzo non sia recentissimo, trovo che sia veramente da brividi. Passiamo ora ai libri che ho intenzione di leggere io per questo periodo. Premetto che non sono una grande fan di Halloween, non è qualcosa che festeggio, che aspetto tutto l'anno, a differenza del Natale ad esempio, però ho comunque selezionato due letture che vorrei affrontare nel mese di ottobre perché secondo me richiamano molto l'autunno, hanno poi delle ambientazioni un po' più cupe, soprannaturali, non so, mi ispiravano particolarmente. Il primo di questi è tratto da questa collection di Robin Stevens, ovvero Cream Buns and Crime. Si tratta di una collection con all'interno diverse short stories di questa autrice che ha scritto Omicidi per signorine, una serie crime per ragazzi che mi piace molto, e all'interno di questa collection c'è una storia ambientata nel periodo di Halloween e in particolare si intitola The Case of the Deep Dean Vampire. Quindi mi aspetto qualcosa di cupo, non che abbia realmente a che fare con i vampiri, ovviamente ci sarà un qualche fraintendimento. Mi immagino un caso un po' alla Scooby-Doo, non so per quale motivo. Penso che potrà essere interessante, anche perché questa autrice si ispira tantissimo ad Agatha Christie, di cui ho selezionato il prossimo libro da leggere in questo periodo, ovvero Il segreto di Green Shore. Questa storia per protagonista Poirot, quindi non potevo farmela sfuggire. Inoltre, non so per quale motivo, forse sarà la copertina di questo romanzo, mi sa tanto da Halloween, da mistero, forse fantasmi. La storia è ambientata in estate nella campagna inglese, quindi ha ben poco a che vedere con il nostro autunno, però nonostante questo secondo me si rivelerà una lettura molto intrigante perché ovviamente ci sarà Poirot che dovrà indagare su un caso particolare fatto di indizi fittizi e personaggi un po' ambigui. Al di là di tutto comunque sono curiosa di leggere un altro romanzo della Christie, visto che è uno dei pochi di cui non conosco assolutamente nulla della trama, di come si svolgerà l'indagine. Questi erano quindi i miei consigli per questo ottobre da brividi più la mia piccolissima TBR. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti se siete incuriositi da questi titoli, se li avete già letti, in questo caso cosa ne pensate, ma soprattutto che cosa leggerete voi ad ottobre e se vi piace Halloween o meno, perché sono curiosa anche di questo. Io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!